Buongiorno a tutti, bentornati ed eccoci di nuovo qui in diretta con Good Morning Milano. Sono le 12.30 in questo istante di oggi, mercoledì 31 gennaio. Chiudiamo questo gennaio, lo mettiamo in archivio, ma lo chiudiamo con... ecco, la parola archivio forse mi è venuta così in maniera spontanea, ma effettivamente lo chiudiamo andando ad aprire degli archivi in realtà. Non solo quello, nel senso che veramente oggi parleremo di una mostra che in questo momento c'è a Milano, la mostra si intitola Che Guevara, tu y todos, va avanti fino ad aprile, è una mostra davvero interessante che... Diciamo che con la scusa di raccontarci un Che Guevara un po' anche inedito in molti suoi aspetti, in realtà racconta tutta un'epoca, racconta una storia davvero interessante. Ma non sto qui a raccontarvela io sicuramente, ma invece lo facciamo insieme alla nostra ospite di oggi, Beatrice Ravelli. Buongiorno Beatrice. Buongiorno. Di Simmetrica Cultura, che è appunto la società che si è occupata dell'allestimento e della realizzazione di questa interessante mostra. Allora, una mostra su Che Guevara a cavallo tra il 2017 e il 2018. La domanda prima che viene spontanea è: perché una mostra su Che Guevara oggi? Allora, una mostra su Che Guevara oggi perché ci sono due importanti anniversari. Il 2017 sono stati 50 anni dalla morte, che è avvenuta appunto nel 1967, ma nel 2018 adesso ricorrono i 90 anni dalla nascita, quindi due anniversari molto significativi per la vita di un uomo che ha sicuramente segnato un'epoca ed è stato un protagonista importante di tutto il Novecento. Di conseguenza abbiamo scelto proprio questo periodo per realizzarla. Ecco, come dicevo, poi non è una mostra solo su Che Guevara, nel senso che appunto viene quasi usato un po' come simbolo di poi un'epoca, un periodo storico davvero fondamentale per la storia del mondo, verrebbe da dire. Interessante anche il titolo però, Tu y todos, quindi una dicotomia già nel titolo. Perché questo titolo? Allora, il titolo nasce da la ricerca di un concetto che potesse sintetizzare quello che è stato uno degli elementi costanti e portanti della vita del Che e che abbiamo cercato di restituire attraverso il racconto di questa mostra, cioè una vicenda di un uomo che ha passato fondamentalmente una vita in lotta, ma non solo nella lotta che ha portato avanti, ma anche in una lotta interiore tra una dimensione individuale che è appunto riassunta nel concetto di tu, è una dimensione che riguarda i suoi affetti, la sua sfera privata, la sua famiglia, i suoi genitori, i suoi figli, la moglie, e una dimensione invece collettiva, che è quella che appunto viene riassunta nel concetto di todos, che è quello che lo ha portato poi a seguire degli ideali, a prendere delle decisioni, a portare avanti una serie di istanze che avevano quindi un interesse non solo più legato alla sua dimensione individuale, ma a una dimensione collettiva, e quindi un modo per sintetizzare quello che è stato poi una lotta, un continuo portare avanti e indietro un'attenzione su una sua dimensione intima, ma rispetto anche a quella che era la sua istanza principale, la sua urgenza legata ad una dimensione più collettiva. Da qui la scelta del titolo, che non è un titolo che abbiamo inventato noi, ma sono parole che ha usato lui direttamente. Quindi questo Tu y todos è un verso di una poesia, perché Che Guevara scriveva anche delle poesie, che lui scrisse alla moglie. Scopriamo anche un Che Guevara in realtà polifunzionale, sì. Poliartistico anche, perché fotografo, lo scopriamo scrittore, lo scopriamo anche molto metodico in certe sue situazioni. Mi raccontate sempre che lui era un grande scrittore e teneva un indice di lui. Era un grande scrittore e un grande lettore, anche quando era in guerriglia aveva sempre le tasche della sua divisa militare piene, si vede dalle foto, ed erano piene o di carta su cui lui appuntava e scriveva, o di libri. Chiede alla moglie di farsi mandare dei libri mentre era in Bolivia, di filosofia, quindi aveva un'attenzione rispetto alla lettura e all'approfondimento molto alta. È allucinante pensare a una persona che insomma è sotto i proiettili in quel momento e stai facendo una guerriglia, che scrive alla moglie per chiedere mandami dei libri di filosofia. Sì. E fin da bambino teneva un indice, quindi teneva questi taccuini in cui annotava tutti i libri che leggeva, e parte di questo materiale è appunto visibile all'interno della mostra. Sì, un Che Guevara che appunto dicevo della poesia, scrive questa poesia alla moglie prima di partire dalla Bolivia, e uno dei versi della poesia è appunto Tu y todos, che riassume questo concetto, perché all'interno della mostra quello che noi abbiamo voluto fare è proprio far parlare direttamente lui attraverso i suoi scritti, i suoi racconti, i suoi diari, le sue annotazioni. È una mostra diciamo in prima persona, verrebbe a dire, sì. Un racconto soggettivo proprio del Che, che racconta un po' quello che è in quel periodo
appunto attraverso i suoi occhi, attraverso i suoi scritti, attraverso le sue foto, attraverso probabilmente avremo anche foto di altri che lo prendono nelle varie fasi della sua vita. Appunto questo che dicevo quando in apertura ho detto, andando un po' a riaprire gli archivi in un certo senso, tutto questo materiale da dove arriva? Allora, questo materiale arriva dal Centro de Studios Guevara, che ha sede a La Habana, che è questo archivio immenso in termini di numero di materiale che custodisce, un archivio vivo che continua appunto ad arricchirsi di donazioni di fondi che provengono da varie parti del mondo e che è stato dichiarato nel 2013 patrimonio dell'UNESCO nella sezione Memorie del Mondo. Simmetrico quindi ha dato vita ad un gruppo di lavoro di curatori, redattori e archivisti che hanno studiato tutto questo materiale, lo hanno riorganizzato cronologicamente, lo hanno digitalizzato, un materiale veramente sconfinato tra fotografie, scritti, registrazioni di discorsi ufficiali, documentari dell'epoca, e la collaborazione appunto con il Centro de Studios Guevara, che è diretto dalla moglie, dalla seconda moglie del CE, Aleida Marcia, e dal figlio Camillo Guevara, tutto questo lavoro con loro ci ha portato all'organizzazione di questa mostra, un lavoro che ci ha impegnato per oltre 2 anni e mezzo, un lavoro di approfondimento veramente mastodontico, e soprattutto di digitalizzazione di tutto questo materiale che viene restituito al pubblico appunto in maniera molto particolare. Io direi una cosa, allora, prima di tutto ricordiamo bene dove si trova la mostra e quando possiamo venire a vederla, e poi direi di andarla a vedere un attimino, so che abbiamo un piccolo filmato che ci porterà all'interno della mostra. Allora, la mostra dove si trova in questo momento? Allora, la Fabbrica del Vapore a Milano, in via Procaccini 4, vicinissima alla metro Lilla, fermata monumentale, quindi facile da raggiungere, è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì, che è il giorno di chiusura, dalle 10 alle 19.30, e il venerdì e il sabato abbiamo 2 aperture straordinarie sino alle 21.30. La biglietteria chiude 1 ora prima dell'orario di chiusura della mostra e sarà visitabile appunto sino al 1° di aprile 2018, compreso. No, perché prima ci facevo uno scherzo, no. Poi ok, no, va bene. Compreso. Dire una cosa, allora, andiamo a vedere, entriamo insieme in questi 1000 metri quadri di esposizione, ci avete fatto un brevissimo filmato molto interessante, andiamo a vedere, vai Marilena. Comprendimos perfectamente que vale, pero millones de veces más, la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Si aprì una porta. Simone de Beauvoir e io entrammo. Un ufficiale dell'esercito ribelle, coperto da un basco, mi aspettava. Aveva la barba e i capelli lunghi come i soldati dell'ingresso, ma il volto limpido e sereno mi parve mattiniero. Era Guevara. Thank you.
Ed eccoci di nuovo qui in studio. Beh, insomma, diciamo che l'avete vista, vi abbiamo ingolosito, adesso non mi manca che andare appunto alla Fabbrica del Vapore. Ricordiamolo bene, Fabbrica del Vapore, via Procaccini. 4 Orari... dal martedì alla domenica, lunedì chiusura, dalle 10 alle 19:30 e il venerdì e il sabato sino alle 21:30. Cioè, non ci sono... Chi secondo te dovrebbe venire a vedere questa mostra? Tutti. No, Era facile questa, eh. è una mostra che sicuramente diciamo può andare ad incontrare gusti diversi perché proprio per come è allestita permette di incontrare pubblici che possono essere pubblici che hanno vissuto quel periodo storico e quindi ritrovano nell'allestimento e nel racconto fatti che hanno vissuto direttamente, dei quali sono stati testimoni, persone che hanno, come dire, visto Che Guevara nella maglietta piuttosto che nelle bandiere durante il periodo della contestazione, ma che magari non sono andati oltre a quell'immagine e oppure ad una vicenda più legata alla sua vita solo istituzionale, meno alla sua vita personale. Ragazzi come per esempio la mia generazione, che anche lì abbiamo visto le magliette, abbiamo visto le bandiere, abbiamo fatto delle occupazioni al liceo dietro la faccia di Che Guevara, ne abbiamo magari approfondito le vicende storiche perché l'abbiamo studiato, perché ne eravamo interessati, ma conosciamo poco dei suoi aspetti appunto personali. Io per esempio Personale. non sapevo che avesse 4 figli, l'ho scoperto lavorando su questo progetto, non sapevo che fosse un romantico incredibile, scriveva delle poesie alla moglie veramente Tanto davvero due meravigliose. mogli poi. Sì, oppure ancora io ho 2 figli, per esempio, piccoli, che si sono divertiti tantissimo ad interagire con questi tavoli Che mi touch. fate? Entriamo proprio nello specifico allora di come è fatta questa mostra. Esempio, c'è una vostra pubblicazione, avete fatto questa bellissima, la sto vedendo adesso, questa immagine con scritto "Vieni a superare la linea gialla". Io non direi, cioè, va, se mai ti dice superare la linea rossa, ti diceva, no, non gialla. No, no, la linea gialla proprio rappresenta, tutti noi abbiamo preso un treno almeno una Ok. volta nella vita, e quindi come dire, un limite, che è un po' il limite che anche Che Guevara si è trovato davanti a un certo punto della sua vita. La mostra appunto racconta cronologicamente, Ok. la sua formazione, la sua infanzia, la sua adolescenza, i suoi viaggi, quelli che molti conosceranno come i viaggi della Motocicletta. motocicletta. E lì, come dire, c'è a un certo punto un momento di un bivio davanti al quale lui si è trovato. Per cui la mostra ripropone questo tipo di Ecco, proprio ambientazione. Quindi fisicamente c'è una linea c'è gialla una che noi linea dobbiamo gialla, superare. Ecco, allora, esattamente. partiamoci un po' proprio fisicamente come interagiremo con Diciamo che questa la esposizione. posizione del pubblico al di qua o al di là della linea gialla cambierà quello che il pubblico vedrà fisicamente, direttamente. È un'interazione diretta che il pubblico fa partire e quindi è anche, come dire, governa in un certo senso, per cui facendo questo passaggio cambia una grandissima proiezione spettacolare, che solo quello vale veramente tutta la mostra. Mi stiamo vedendo forse un'immagine in questo Esatto, esattamente momento. questa. E quindi il superare o meno questa linea gialla ci riporta un po' in quello che è stata l'azione del Che, di Ernesto Guevara, che poi diventa il Che, decide di andare oltre, quindi di superare quella linea gialla e di cambiare e di approfondire quello che era la sua visione del mondo in quel periodo. Non è l'unica interattività che possiamo avere però con la mostra, cioè ci sono tanti momenti in cui siamo noi i propri protagonisti e decidiamo quasi che tipo di mostra vedere e come interagire con la Esatto, mostra. la ricchezza dell'archivio ci ha portato, come dire, a studiare delle soluzioni e la tecnologia in questo ci è venuta in aiuto, che è una tecnologia proprio funzionale alla realizzazione del racconto, ci è venuta in aiuto nella misura in cui ci ha permesso di trovare delle soluzioni che permettessero al pubblico di essere un fruitore attivo della mostra. Appunto, la mostra è organizzata cronologicamente, come dicevo prima. Una delle prime installazioni che il pubblico incontra sono dei grandi album, come fossero degli album di famiglia, che fisicamente il pubblico sfoglia, ma che non hanno della carta sopra, ma a seconda dell'atto dello sfoglio che il pubblico compie, avviene una magia. Io li chiamo magici questi libri perché cambia la proiezione su questi libri. Ed è non è una proiezione statica, tra l'altro, è una proiezione dinamica, quindi che innesca dei video, delle registrazioni audio. Per esempio, nella prima fase del racconto della sua infanzia, noi ascoltiamo la voce del padre, tratta appunto da delle registrazioni, che ci racconta di come giocava con i suoi amichetti, piuttosto di come andava a scuola o di quando si scoprirono che si era ammalato di asma, che poi è una costante di tutta la sua vita. E ce lo racconta la voce del padre mentre vediamo delle immagini che si muovono su questi libri. E questo è un livello di entità
interazione. Il percorso cronologico copre vari anni di quelli che sono stati gli avvenimenti istituzionali della vita del CE e gli avvenimenti storici, quindi abbiamo un overview proprio storica di quegli anni che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e l'Università Yulm, con un team quindi di professori di storia contemporanea che ci hanno aiutato a realizzare questo percorso. E anche lì ci sono vari livelli di interazione, perché abbiamo registrazioni, abbiamo video, abbiamo degli album, c'è anche un'interazione che a me piace definire analogica, quindi non è solo legata alla tecnologia, ma anche tattilmente, fisicamente siamo chiamati a sfogliare degli album, quindi il visitatore può decidere se, come dire, stare ad un livello di informazioni generali oppure andare oltre ad approfondire. Mi raccontavi, prima fai un esempio, quando avete dovuto raccontare i viaggi, c'è un periodo in cui veramente viaggia tantissimo nel mondo, sia ufficialmente anche, perché appunto certo, è membro del governo cubano, va famoso a New York anche, sì, fa dei viaggi, davvero... Avete creato proprio una specie di planisfera. Esatto, giusto, dovevamo raccontare un po' tutti questi suoi viaggi, e per poterlo fare abbiamo deciso di rappresentare proprio il mondo, anche per rendere l'idea di quanto si è spostato, e ogni tappa è corredata da un piccolo taccuino sfogliabile che ci racconta nello specifico quello che lui ha visto durante quel viaggio, e molte delle immagini che si vedono in questi taccuini sono immagini che ha scattato lui stesso. Quindi c'è una grande interazione tra materiali suoi diretti e materiali anche che provengono da terzi. L'archivio, appunto, il bello di lavorare su quell'archivio è che è proprio un archivio che è in continua espansione, in continua evoluzione. Ma dicevi che ancora oggi c'è gente che manda materiale inedito, perché viene ritrovato magari in qualche cantina, vengono ritrovate foto, vengono ritrovate registrazioni di qualche suo comizio, e quindi vengono mandati ancora oggi all'archivio dell'Avana. È un archivio proprio in continua espansione, molto vivo. E questo archivio noi l'abbiamo riprodotto attraverso dei grandi tavoli interattivi, che hanno proprio l'aspetto di un archivio vero, quello con i cassettini, quindi organizzato cronologicamente, e lì ci si può giocare veramente tantissimo, perché toccando ogni cassettino si apre veramente un mondo di immagini, di testi, si possono vedere i testi direttamente scritti del CE con delle traduzioni a lato di quelli che abbiamo individuato essere i passaggi più significativi di quello specifico racconto, si possono vedere le sue foto di famiglia, si possono leggere le lettere. Bisogna vedere forse i tavoli che dicevi, esatto. Eccoli qua, questi sono dei grandi tavoli dove è stato condensato e organizzato tutto il materiale dell'archivio. È stato un lavoro molto appassionante e molto, come dire, anche faticoso, perché è un periodo breve a livello storico, ma molto molto denso di informazioni. Lì per esempio si possono vedere le cartoline che mandava ai figli dai suoi diversi viaggi, in cui in una in particolare mi ha colpito, perché scrive al figlio e dice: ho saputo che non vai tanto bene a scuola, ed è una cosa molto tenera, insomma, da leggere e da vedere. Si ritorna alla famosa dimensione del tu e basta. Esattamente, quindi questa sua attenzione anche da lontano, anche nonostante la sua figura pubblica, di essere sempre comunque attento e un padre amorevole. Come l'archivio, appunto, dicevi, è sempre in vita, continua a aggiornarsi, anche diciamo la vostra posizione non chiude mai, in un certo senso, anche se l'orario di chiusura ne è superato, avete fatto in modo, tramite delle app e anche i social, di continuare questa esposizione, anzi in una maniera molto interessante, sia per chi ha già visto la mostra, quindi diciamo come fossero dei contenuti extra in un certo senso, sia per chi invece magari non è ancora andato e sta avvicinandosi a questo mondo, una specie di racconto parallelo, continuo, giusto? Sì. Continuo. Sì, diciamo che la volontà era anche quella di andare ad interagire con il pubblico più giovane attraverso dei linguaggi che poi gli sono più consoni e ai quali sono più vicini, quindi fin da subito la mostra è stata accompagnata, anche prima dell'apertura, appunto delle pagine dedicate su tutti i principali social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, dove appunto le persone che seguono la pagina possono avere sempre una proposta di contenuti, quindi non è solo una pagina dove acquisire informazioni sulla mostra, ma ogni tot vengono riproposti appunto contenuti legati alla mostra, quindi sia, come dire, pre-visita che post-visita è possibile interagire con queste pagine. In più abbiamo sviluppato un'app che è possibile scaricare sul proprio smartphone, che funge anche da audioguida, quindi può accompagnare nella visita, ma è anche un modo per ottenere dei contenuti extra sulla mostra, proprio perché appunto crediamo che questo sia poi anche il linguaggio
migliore per poter interagire con un pubblico più vasto possibile. Le app si trovano, sono state sviluppate sia per iOS che per Android, mostra Che Guevara per fare la ricerca, e le pagine social, appunto, Che Guevara, Tu y Todos, Facebook, Twitter e Instagram. E non vabbè dire, bravi, basta, avete finito qua, cioè perché fare altro? E invece no. No, Vi siete visitati anche degli eventi collaterali, diciamo, all'interno sempre della mostra che cambiano sì. continuamente. Allora, la mostra propone tantissimi temi ed è uno, come dire, degli elementi guida anche dello sviluppo dei progetti di Simmetrico Cultura, cioè quello di affrontare delle tematiche che anche se partono, come dire, come dire, hanno il focus su un periodo storico che non è l'attualità, ma sono comunque temi molto attuali, che possono assolutamente essere rigiocati e sui quali si può andare a riflettere anche oggi. E di conseguenza con questa ratio abbiamo voluto sviluppare degli eventi che rendessero la mostra comunque sempre viva e permettessero al pubblico di essere interessato anche da dei temi di attualità. E quindi abbiamo sviluppato un palinsesto di eventi collaterali legati appunto a delle tematiche, degli argomenti che partono dalla mostra ma che atterrano poi sulla realtà. Abbiamo organizzato adesso il mese di gennaio degli incontri, per esempio sul tema dei rifugiati. Con l'UNHCR abbiamo organizzato un incontro sul tema della detenzione, quindi un tema molto forte anche di ingiustizia sociale, che è un tema che affrontiamo in maniera forte anche nella mostra e che ha di fatto mosso le azioni del CE. Abbiamo organizzato per esempio degli incontri con dei personaggi che afferiscono a diverse sfere dell'arte e della cultura che hanno subito una fascinazione dal personaggio di Che Guevara, quindi per i quali Che Guevara ha rappresentato un punto di svolta, sicuramente ha avuto delle influenze sulla produzione delle loro arti. Quindi per esempio venerdì abbiamo fatto un incontro con Emilio Sgro, che ha fatto proprio un quadro dedicato a Che Guevara, e poi nei prossimi mesi svilupperemo anche sempre su questa linea tutta una serie di incontri. Uno per esempio che abbiamo in programma è dedicato alla fotografia, e abbiamo un grande convegno proprio più legato alla storia che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e l'Università IULM, che si terrà il 27 febbraio. Invito comunque tutti gli ascoltatori a rimanere aggiornati attraverso appunto le nostre pagine social e Pagine il social, il sito. sito, sotto la diretta potete già trovare nei commenti la pagina Facebook, il link al sito, quindi qualsiasi dubbio abbiate potete tranquillamente andare sulle varie pagine, sui vari siti per trovare tutte le informazioni necessarie. Mi dicevi appunto che questo del evento del cercare di aprire un po' anche appunto al mondo che c'è intorno in questo caso il personaggio che viene raccontato nella mostra, è una cosa tipica che vorreste fare sempre voi di Simmetrico Cultura, mi dicevi, giusto? Sì, diciamo che l'obiettivo con il quale scegliamo i progetti che sviluppiamo, i progetti culturali appunto di Simmetrico Cultura, è proprio quello di andare ad individuare delle tematiche, delle storie di uomini piuttosto che di artisti, piuttosto che di momenti, di periodi storici specifici che possono avere delle forti ricadute sull'attualità, quindi che possano parlare direttamente al pubblico di oggi. E lo facciamo sia nella scelta dei contenuti che, come appunto dicevamo prima, nella scelta di quelle che sono le modalità allestitive con cui raccontiamo queste storie, quindi che possano dialogare con il presente in maniera molto forte. Quindi uno degli elementi che mi piace sottolineare è che c'è un forte elemento tecnologico nei nostri allestimenti, ma la tecnologia non è mai fine a se stessa, ma è proprio funzionale ad un racconto, proprio perché il pubblico di oggi ha un'esigenza di essere, come dire, di interagire, di esperire la visita ad un'esposizione diversa da quella magari del pubblico di qualche anno fa, perché dialoga con tutta una serie di strumenti che lo portano a voler avere un'interazione diretta con i contenuti. E da qui appunto il fatto che i percorsi espositivi abbiano questo tipo di. Quindi c'è un'attenzione all'attualità sia da un punto di vista dei contenuti che anche dal punto di vista di come questi contenuti vengono proposti poi al pubblico. Come dicevi, che insomma, sono stati 2 anni di lavoro per arrivare Sì, a questa mostra, quindi immagino che voi state già lavorando anche alle prossime vostre esposizioni, ma rimaniamo focalizzati su Che Guevara, Tu y Todos. Ricordiamo bene allora le coordinate e gli orari per andare a vedere questa allora, bellissima dicevamo mostra. Fabbrica del Vapore, via Porcaccini 4, tutti i giorni tranne lunedì che è giorno di chiusura, dalle 10 alle 19:30 e il venerdì e il sabato dalle 10 alle 21:30. La biglietteria chiude un'ora prima. I biglietti sono acquistabili in prevendita attraverso il nostro sito che è mostracheguevara.it.
che il biglietto acquistato in prevendita permette di saltare la coda, ed è previsto anche un servizio per i gruppi di visite guidate, e i gruppi si possono prenotare. Abbiamo un call center dedicato, se mi permetti, okay. Do il numero, sì, sì, prego. Che è 02 999 01 967, ed è il numero da chiamare per prenotare eventualmente per i gruppi. Sul sito comunque trovate tutte, sì, le informazioni, trovate i vari numeri speciali per la biglietteria. Ricordiamo due aperture anche serali, cioè sì, venerdì e sabato fino alle 21.30. Fino alle 21.30, quindi comunque potete anche fare post aperitivo volendo, c'è il tempo anche di andare poi a farsi la serata volendo, insomma, scuse non ce ne sono. Ricordiamo, Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Che Guevara, tu, i Todos fino al primo di aprile compreso, ci ha detto, quindi sì, crediamoci, non è uno scherzo. Beatrice, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Grazie a te. Quando appunto, so che insomma, starete lavorando già qualcos'altro, quindi io ti lo dico già, torna a raccontarci. Volentieri. Che cosa state mettendo in cantiere per le prossime volte. Seguite sulla pagina Facebook e sul sito internet della mostra anche tutti gli eventi collaterali, appunto, abbiamo detto, tutti i vari convegni. Ricordiamo appunto anche uno speciale su Che Guevara e sulla fotografia, quindi sì, insomma, mi sembra dire, si prende una scusa per poi parlare di un mondo molto più ampio, molto più grande, e raccontando storie sempre molto molto interessanti. Beatrice, grazie mille davvero, grazie a te. Alla prossima. Grazie. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Io vi rimando a domani con una puntata di Good Morning Milano, ma l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18, sempre qua in diretta con il telegiornale di Milano All News. La puntata, come sempre, potete rivederla sulla nostra pagina Facebook da subito dopo la sigla, perché sarà immediatamente disponibile. Grazie mille, arrivederci, a presto.